Il sacerdote, pastore secondo Gesù, ha il cuore libero dalle sue cose, non guarda più a se stesso, ma è rivolto a Dio e ai fratelli. Non è un ragioniere dello spirito, ma un buon samaritano in cerca di chi ha bisogno. Cerca le pecore fuori dai luoghi del pascolo e dagli orari di lavoro, ed è segno e strumento di misericordia tra i poveri, i malati e nel confessionale. Così Papa Francesco ha tratteggiato la figura del presbitero nei quattro incontri organizzati per il Giubileo dei Sacerdoti, concluso con la messa di venerdì in Piazza San Pietro, nella solennità del Sacro Cuore di Gesù. Il cuore del buon pastore, ha spiegato, ha solo due tesori, il Padre e noi. Così anche il cuore del pastore di Cristo conosce solo due direzioni, il Signore e la gente, l'incontro con la gente. E per essere come il buon pastore, il sacerdote deve innanzitutto cercare le sue pecore, senza farsi spaventare dai rischi. Non si fa pagare gli straordinari e non rimanda la ricerca. Non è geloso della sua tranquillità e mai pretende di non essere disturbato. Il pastore, secondo Gesù, ha il cuore libero per lasciare le sue cose. Non vive rendicontando quello che ha e le ore di servizio. Non è un ragioniere dello spirito, ma un buon samaritano in cerca di chi ha bisogno. È un pastore, non un ispettore del gregge, e si dedica alla missione, non al 50 o al 60%, ma con tutto se stesso. Andando in cerca, trova e trova perché rischia. Se il pastore non rischia, non trova. Non si ferma dopo le delusioni e nelle fatiche non si arrende. Poi deve includere tutti nel suo cuore, sporcarsi le mani e non conoscere i guanti. E infine gioire per il ritorno del figlio, per il perdono e grazie alla preghiera. Giovedì le migliaia di sacerdoti presenti a Roma hanno partecipato al ritiro spirituale predicato da Papa Francesco nelle tre basiliche papali. A San Giovanni in Laterano il pontefice ha introdotto le sue meditazioni ricordando che niente unisce maggiormente con Dio che un atto di misericordia, sia che si tratti della misericordia con la quale il Signore ci perdona i nostri peccati, sia che si tratti della grazia che ci dà per praticare le opere di misericordia in suo nome. E poi ha sottolineato che non si può meditare sulla misericordia senza che tutto si metta in azione e che bisogna misericordiare, dare misericordia per essere misericordiati, cioè ricevere misericordia. Il Papa ha dedicato la prima meditazione ad un commento della parabola del Padre Misericordioso sul tema «Dalla distanza alla festa». «Siate sacerdoti misericordiosi come peccatori perdonati», ha detto, a cui il Signore ha restituito dignità, come il Padre misericordioso al figlio il prodigo e Gesù a Pietro. Dobbiamo situarci qui, nello spazio in cui convivono la nostra miseria più vergognosa e la nostra dignità più alta. Lo stesso spazio. Sporchi, impuri, meschini, vanitosi, è peccato di preti, è la vanità, egoisti, e nello stesso tempo con i piedi lavati, chiamati ed eletti, intenti a distribuire i pani moltiplicati, benedetti dalla nostra gente, amati e curati. Solo la misericordia rende sopportabile quella posizione. Senza di essa o ci crediamo giusti come i farisei o ci allontaniamo come quelli che non si sentono degni. Poco dopo, in Santa Maria Maggiore, Papa Francesco ha parlato del ricettacolo della misericordia che può diventare il nostro cuore rinnovato dal perdono di Dio, che non ci fa il Photoshop, ma ci dona un cuore nuovo, ricreato, non rattoppato. Recipiente della misericordia ricevuta da Dio sono stati i santi come Pietro e Agostino, Francesco e il cura Brochero, prossimo canonizzato, fino ad arrivare a Maria, recipiente semplice e perfetto di misericordia, dalla quale imparare il modo che ha di guardare i suoi sacerdoti, perché attraverso di noi vuole guardare la sua gente.
Maria ci guarda in modo tale che uno si senta accolto nel suo grembo, ci guarda con attenzione e interesse gratuito e infine, nella sua misericordia, sa vedere la nostra totalità e intuisce ciò che è più necessario. E quando voi, sacerdoti, abbiate momenti oscuri, brutti, quando non sappiate come arrangiatevi nel più intimo del vostro cuore, non dico guardate la madre solo, quello dovete farlo, andate là e lasciatevi guardare da lei in silenzio, anche addormentandovi. Questo farà che in quei momenti brutti, forse con tanti sbagli che avete fatto e vi hanno portato lì, farà di tutta questa sporcizia ricettacolo di misericordia. Lasciatevi guardare dalla Madonna. Nell'ultima meditazione di giovedì, nel pomeriggio, a San Paolo fuori le mura, il Papa ha riflettuto sul buon odore di Cristo e la luce della sua misericordia, un odore che siamo noi quando serviamo i poveri, i malati, ha spiegato, citando Santa Rosa da Lima. Nella Chiesa abbiamo avuto e abbiamo molti peccati, ma abbiamo anche seguito lo Spirito nelle opere di misericordia. La nostra gente apprezza questo, il prete che si prende cura dei poveri, dei malati, che perdona i peccatori, che insegna e corregge con pazienza. Il nostro popolo perdona molti defetti ai preti, salvo quello di essere attaccati al denaro. Il popolo non lo perdona. E non è tanto per la ricchezza in sé, ma perché il denaro ci fa perdere la ricchezza della misericordia. Essere misericordioso, ha aggiunto il Pontefice, è il modo di essere sacerdote. E nel confessionale il prete è il segno e lo strumento dell'amore misericordioso di Dio verso il peccatore. I buoni confessori, sempre disponibili e mediatori, aiutano la gente ad avvicinarsi, non la spaventano, hanno delicatezza con i peccatori e con mezza parola capiscono tutto, senza domandare dettagli o chiedere quante volte. Al termine della meditazione, Papa Francesco, fuori programma, ha ammesso che qualche bastonata, qualche rimprovero ai sacerdoti li dà, ma anche che è rimasto edificato da tanti preti bravi. Ed ha voluto leggere una lettera di un parroco italiano di tre paesini di montagna preoccupato che la troppa burocrazia da sbrigare gli tolga tempo per le sue pecore, i parrocchiani che non lo lasciano però mai solo. Non perdete la preghiera, ha commentato il Papa, la vicinanza alla gente e il senso dell'umorismo.